Buongiorno a tutti, oggi è domenica. In questo video vi volevo spiegare perché mi sono convertita al Crislam. Come ho spiegato il Crislam, come già ho detto in altri video, magari sarò ripetitiva, è un'unione di cristianesimo e Islam, ovvero viene riconosciuta sia la sacralità della Bibbia che del Corano. Quindi Gesù è il Messia, l'Arcangelo Michele, primogenito della creazione, come scrive San Paolo, è anche figlio di Dio, anche se questa definizione può scandalizzare i musulmani. Figlio nel senso di creato, la prima creatura creata da Dio. Quindi in questo senso crediamo anche che il Corano sia sacro e Maometto si sia rivolto alle tribù arabe pre-islamiche e quindi ha portato il monoteismo a quelle tribù per volere divino. Quindi, in poche parole, questo è il Crislam, è un'unione più che altro, un avvicinamento delle due religioni, superando le divergenze. Ieri vi parlavo dell'hijab, la modestia nel vestire delle donne. Ci sono valori che le donne occidentali hanno dimenticato e che io ho riscoperto in questo periodo. Ho riscoperto anche il piacere di stare a casa, ma non perché soffro di agorafobia. Infatti esco, faccio la spesa, non sto a casa sempre. Come ho spiegato, ho un orto dietro la casa, ora non ci vado, ma ci andrò domani mattina. Ho riscoperto quel modo di vivere, quel ruolo che la società occidentale ha dimenticato. Le donne che hanno una frenesia di andare per forza a fare carriera, fare non so che cosa. Vi racconterò un episodio. Anni fa ho avuto un'artroscopia al ginocchio. Viene come compagna di stanza una donna, una ragazza che lavorava nelle forze armate. Gli avevano detto che non poteva fare più servizio attivo, ovvero che non avrebbe più potuto marciare come un uomo, fare il soldato, diciamo, al fronte o fare il soldato come. E gli avevano detto che comunque avrebbe avuto un lavoro d'ufficio, quindi avrebbe continuato a lavorare, a essere pagata. Lei ha protestato perché voleva fare il lavoro di un uomo. A questo punto resta da chiedersi, questo era soltanto un esempio. Resta da chiedersi com'è che abbiamo dimenticato i nostri valori? Com'è che il cristianesimo è diventato questo? Vi sono state grandi donne nella storia dell'Occidente, come la regina Elisabetta, che però non ha mai rinnegato la sua femminilità. Oggi molte donne lo fanno. A parte questo, vi sono molti vizi e corruzione. Anche gli avvenimenti tragici di questi giorni. Il Crislam potrebbe essere una risposta per superare queste divergenze. È una parola in comune tra noi e voi. Era stato redatto un documento da 138 leader musulmani, un invito rivolto ai cristiani di tutto il mondo, che io in questo momento sto accogliendo, anche se sono una oscura YouTuber di un canale sconosciuto. Quindi una parola di pace, è questo che vuole mettere il Crislam, una parola di pace in un mondo che sta quasi per finire. Agli islamici fanatici dell'ISIS, ai musulmani dell'ISIS, non sono neanche musulmani quelli dell'ISIS, o di queste organizzazioni fondamentaliste come i Fratelli Musulmani, vorrei dire questo. Aspettate il giudizio di Dio, anche ciò che fate voi è sbagliato. L'interpretazione coranica che date non è esatta, è sbagliata. Non è questa anche la jihad. La jihad va intesa non come attacco all'Occidente, perché questo è qualcosa di abominevole agli occhi di Dio. Va inteso in senso difensivo. E poi ricordiamo che Gesù nel Vangelo ha detto: perdona il tuo nemico. Quindi diciamo che il Crislam è la risposta, potrebbe essere la risposta a tutti i mali, e poi aspettare il giudizio di Dio, perché Dio verrà e giudicherà sia Trump che gli iraniani che vogliono uccidere e contrattaccare, perché il comandamento più grande è quello dell'amore: ama il prossimo tuo come te stesso e perdoni i tuoi nemici. Perdonare
Poi la modestia nel vestire è raccomandata a tutte le donne, senza però mettere il burka. È sufficiente un berretto, una sciarpa e nulla più. Con questo è tutto, vi saluto.